Here we go for our video thoughts of the day. Yes, first of all, today I would like to wish a very happy 55th birthday to Sherry Lee, our legendary and beautiful Sherry Lee, and so legendary Laura Palmer from Twin Peaks. Sì, insomma, non sembra, se non mi se li porta anche meglio questi 55 anni. Davvero una bellissima donna che secondo me avrebbe dovuto ottenere anche più il successo che, certo, con Laura Palmer, appunto, il personaggio è stato un gran successo, però secondo me è stata, diciamo, non premiata, ma ha avuto meno riconoscimenti anche per altri ruoli, dico, anche se comunque non l'ho vista in altri ruoli, rispetto a quello che avrebbe dovuto ottenere. Però è anche chiaro che, insomma, comunque è iconica grazie a quel personaggio lì, anzi, io direi proprio che è immortale, grazie al personaggio appunto di Laura Palmer. E sì, in effetti devo dire che, ma soprattutto da giovane, appunto, è una donna che scatenava, insomma, scatena un certo tipo di fantasie, insomma, non faccio fatica ad ammetterlo. Davvero una bellissima donna, ma anche adesso, appunto, insomma, si riporta comunque molto bene, direi. Però comunque si vede che, insomma, è una donna matura, insomma. Sì, è in onore di in Honor of Cheryl. Innanzitutto dico che 2 anni fa io ho interpretato, diciamo, appunto, che uno, questo poi uno fu uno dei miei primi video sul canale, il quinto o il sesto, non ricordo esattamente, o forse il quarto addirittura. Comunque, in suo onore, cioè per il compleanno di 2 anni fa, interpretai il pezzo, che è il pezzo che poi utilizzo sempre in sottofondo nel venerdì, anche se utilizzo la mia ultima versione che risale a febbraio dell'anno scorso. Comunque, dicevo, in suo onore, 2 anni fa, interpretai la mia prima versione, appunto, di montage from Twin Peaks, Jill Sinel, cioè Jill Inel, Birds, Jill Talks, Bird Inel, Laura Palmer, Stem e Falling, appunto montage fra questo grandissimo pezzo, montaggio proprio infatti di Angelo Badalamenti, da questi quattro pezzi, personalmente uno dei pezzi che più belli per me è tutto Twin Peaks, e forse è meno conosciuto, ma se non lo conoscete invito assolutamente ad ascoltarlo perché è veramente straordinario, veramente straordinario. Appunto, un montaggio eccezionale. Comunque in quel video era proprio un novellino, diciamo, si vede infatti, però era leggermente più giovane di adesso. Però appunto appunto è previo, se chi è interessato lo metto il link in descrizione, se non erro è nella mia top, nei miei top 20 video più visti, se non erro è all'undicesimo, dodicesimo posto, non ricordo esattamente, con al momento 520 visualizzazioni, però è stato un po' abbandonato come video perché non viene visto appunto da un paio di mesi, credo, e quindi invito sempre a vederlo perché lo reputo ancora uno dei miei migliori video, le mie migliori interpretazioni. Poi appunto questo pezzo in realtà ci sono anche altre due versioni, la seconda risale a settembre del 2020, in cui sono rasato praticamente, eppure forse l'ho messo in preview, e poi l'ultima, dicevo, come tributo proprio all'ultima vita, alla settimana di vita di Laura Palmer l'anno scorso, che risale appunto alla fine di febbraio appunto dell'anno scorso, e forse la migliore versione, anche se in realtà tutte e tre sono belle perché ognuna ha un suo motivo, anche se la prima, diciamo, non è eseguita perfettamente, comunque fu eseguita da me per lo più ad orecchio, in base agli accordi e le note, un po' così, ma non per, diciamo, completamente uguale all'originale, comunque più o meno uguale all'originale, cosa che invece avvenne praticamente per le altre due versioni, quella in cui sono rasato, soprattutto quella è proprio, non dico perfetta, ma proprio ci manca, e poi un po' meno quella, l'ultima, quella dell'anno scorso, è quella che utilizzo sempre in sottofondo praticamente per i report del venerdì. Però appunto, forse avete visto un altro breve, si tratta di una versione Laura Palmer Stem che ho improvvisato, cioè non improvvisato, ma ho fatto stesso adesso in onore, appunto, di nuovo per il compleanno di Shelley. Anche se non lo so, perché non lo so se la faccio questa cosa, già insomma il montaggio from Twin Peaks è un grande tributo per lei, la versione, appunto, prima versione, ma vedremo, nel caso l'avete visto, con quest'altro breve si tratta appunto di questa nuova versione.
Andulso, today ho letto che it's the Earth Day, anche se non so nel dettaglio che cosa si intende, perché non, cioè, non credo di essermi mai informato meglio su questa cosa, ma certamente qualcosa di ecologico, insomma, di queste cose qui. Comunque, se è una giornata in onore della Terra, un motivo ci sarà, per cui Eve, Great Earth Day to everyone, la nostra terra su cui viviamo, quindi, sì, però saremo grati sempre, siamo grati per tutto quello che ci offre, insomma, la terra. A volte ci dimentichiamo, ma siamo quello che siamo anche grazie a tutto, anzi, forse soprattutto a tutto quello che ci offre la terra. Penso che Mr. Lynch già condivide questo tipo di pensiero, ovviamente, prima di tutti. Poi, it's a Friday once again. And as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros. Poi, it's a Friday once again, as every Friday, I've seen my favorite broadcast on cinema, conducted by Gigi Marzullo, called the program broadcast cinematografo, e ripeto, in cui si parla in questa trasmissione dei film usciti in settimana, con pareri e commenti da parte di critici in studio in collegamento, e di attori, anche studio in collegamento, ma anche di persone dopo la proiezione dei film e quindi all'uscita sala, e poi si commentano anche le classifiche, gli incassi, il botteghino, eccetera. Ma soprattutto il conduttore dice questa frase qui. Eh sì, grandissima frase, appunto, cinema is song, cinema is dream, cinema is culture, cinema is freedom. Grandissima verità, great truth. Poi, se Friday once again, da Severi Friday, io vedrò anche stasera il mio programma. Stanotte ho visto quello sul cinema, lo fa il venerdì notte. Prima lo faceva il sabato notte, però adesso a causa della guerra qualche settimana, per dare notizie sulla guerra al telegiornale, per far dare notizie al telegiornale, lo fa sempre invece il venerdì notte. Comunque, dicevo, invece, stasera vedrò il mio programma preferito sull'arte, che è Art Night, su canale 23, Rai 5. Programma che consiglio assolutamente agli italiani, comunque eventualmente a qualche italiano nuovo che si iscriverà al canale. Programma quest'anno condotto da Neri Marcori, gran comico italiano, ma veramente bel programma in generale. Appunto, si parla anche di artisti non molto noti, ma veramente un grande programma. Almeno a me personalmente mi arricchisce ogni volta che lo vedo, anche se adesso non lo vedo più la concentrazione di un anno fa, diciamo, anche di più, perché dedicandomi completamente ai canali non lo vedo più con la stessa attenzione, però cerco comunque di guardarlo al limite del possibile, capire qualche cosa. E poi, it's a Friday once again, in the Severity Friday, caricheremo, cioè caricherò, mi pare, se non ero, questo il 34esimo episodio della serie su It's a Friday once again, musicale, serie musicale mia, ma soprattutto del maestro, perché è lui ovviamente che ha inventato la serie, la frase cult, insomma. Appunto, non so su che cosa si baserà la musica di oggi, ma abilmente è un qualcosa che ha a che fare con Sherry Lee, credo. Visto che appunto è il suo compleanno, però non sono ancora sicuro, ma credo di sì. Comunque vedremo. Poi pensavo anche agli altri pezzi che caricherò nei giorni successivi. Credo, a parte oggi e domani, con una parentesi appunto dedicata a Sherry Lee, almeno credo. Poi dopo domani, insomma, i giorni successivi, continuerò il mio tributo a Johann Sebastian Bach per il suo compleanno, che praticamente è stato lo scorso 31 marzo. Se fosse stato ancora vivo, avrebbe fatto 337 anni l'immortale. Che però comunque è mortale, come se fosse vivo, perché un artista o comunque un autore, quando muore, è vivo ancora attraverso ciò che lascia, i posteri con le sue opere, e che è anche il caso di Bach, ovviamente, forse più di tutto il campo della musica, ma questo è un giudizio personale. Comunque proseguirò, credo, con i giorni successivi, appunto, con altri sicuro 3-4 pezzi appunto di Bach, se non anche 5, altri due in più, vedremo. Comunque vedremo un po', sì. Credo di aver pensato tutto, come al solito, se mi venisse qualche altra cosa in mente aggiungo in descrizione, ma non credo. Have a great day again, a domani!